Il Rotary Club di Charleroi e quello di Béthune, insieme al Rotary Club di Atessa Media Val di Sangro, hanno contribuito alla ricostruzione del complesso della Facoltà di Ingegneria dell'Aquila. Il valore dell'intervento è stato di circa 4 milioni di euro, composto da un contributo di 2 milioni 800 mila euro raccolto dai club Rotary di tutto il mondo, in particolare dei due franco-belga. E quando c'è stato quel momento, il disastro all'Aquila, loro hanno pensato bene di aiutare, perché il loro motto è aiutare. E oggi, ritornando, ha visto che c'è stato molte cose ricostruite, però molte cose pure che sono ancora un po' all'abbandono, e adesso spero solo che si potrà continuare a ricostruire con l'aiuto di altri. Beaucoup d'impression parce que sono venuto la prima volta nel 2009, 2012 e 2014 e è stata impressionata da quest'università, dal disastro pure che c'è stato e da come si è costruita adesso. La progettazione e la direzione dei lavori è stata curata dagli ingegneri appartenenti ai Rotary, i quali gratuitamente hanno offerto il loro lavoro. Anche i materiali di lavorazione sono stati offerti gratuitamente dalle imprese edili nazionali. È proprio nello spirito del Rotary quello di metterci al servizio, di servire, e quindi nel momento in cui c'è il bisogno e soprattutto sul nostro territorio i nostri soci non hanno esitato un attimo a mettersi a disposizione con le proprie professionalità per supportare, per aiutare un processo di ricostruzione. Un adeguamento sismico con le tecniche più avanzate al mondo. Sono stati completamente ricostruiti con tecniche innovative e migliorative. Ha sicuramente una qualità edilizia, una capacità di resistenza eventualmente a eventuali ulteriori e futuri eventi sismici sicuramente superiori rispetto al passato. È stato un lavoro molto complesso, molto difficile da attuare, in quanto avevamo tutta l'università praticamente a terra e abbiamo dovuto lavorare in modo da salvare quello che era salvabile e ricostruirvi sopra. Pertanto le ditte hanno dovuto lavorare in situazioni estremamente pericolose. Oggi tutte le attività didattiche sono tornate al regime, compresa la biblioteca, i laboratori e la mensa. Solo l'impegno dei privati ha dunque consentito la ricostruzione delle strutture moderne della Facoltà di Ingegneria, mentre la sede storica della facoltà ha 10 anni dal terremoto è ancora ferma e non si hanno notizie sulla possibilità di far partire la sua ricostruzione.